centro di tutto sei Gesù, il principio e la fine, tu sempre sei e sempre sarai Cristo, Cristo. Il centro di tutto sei Gesù, il centro di tutto sei Gesù, il principio e la fine, tu sempre sei e sempre sarai Cristo, Cristo, solo tu sei il centro, niente più importante di te. Tutto l'universo ti appartiene e vive per te. Grazie a te, grazie a te Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, amici di Gesù, ci troviamo nella settimana santa. Prossimi sono i giorni del Triduo di Pasqua, dove il grande amore che Dio ha per noi ci sarà mostrato in Gesù morto e risorto per noi. Quest'anno ci sarà una Pasqua vissuta diversamente, ma attendi bene, non diversa. Sarà ugualmente ricca di quell'amore che Dio ha per noi e riceveremo certamente quei doni pasquali di salvezza che Gesù ci ha acquistati con la sua passione e morte, con il suo sangue sparso sulla croce a prezzo della sua vita. È morto per noi ed è risorto per noi. Sempre, ma soprattutto in questo momento storico in cui sembra addensarsi le nubi della paura e della tristezza, della solitudine e dello sconforto, dove la malattia e la morte sembrano avere il primo posto, dove si guarda e si vede un futuro prossimo problematico, cambiato, confuso per tutti, in special modo per i più deboli e i più poveri, per le famiglie che rischiano di cadere in uno stile di vita dove la povertà potrebbe essere per molti senza precedenti. Ora più che mai, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di ascoltare e di far risuonare nei nostri cuori la parola che ci salva, la parola di Gesù. Guarderanno a colui che è stato trafitto e ancora
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Accanto alle tante cose di cui ci ha privati questa malattia, i rapporti tra noi, il lavoro, la frequenza di luoghi e ambienti necessari alla vita della comunità civile e alla vita della comunità cristiana, rimane grave il fatto che non potete essere presenti per partecipare alle celebrazioni liturgiche e ai riti della Settimana Santa di cui la nostra terra, flagellata dal virus, è così ricca. La messa del Giovedì Santo, l'adorazione della croce, con le tradizionali processioni del Venerdì Santo, patrimonio di fede delle nostre comunità cristiane, così espressive e significative dell'amore e della devozione del popolo cristiano a Gesù crocifisso e alla Vergine addolorata. La grande veglia pasquale, culmine del triduo, dove l'annunzio che Cristo è risorto inonda di gioia la Chiesa dopo i giorni della Passione. Ci mancherà il mattino di Pasqua, dove si radica e si fonda tutta la fede del popolo cristiano. La Chiesa, tutti i sacerdoti, la nostra comunità farà tutto questo per voi e con voi, in modo diverso. Siete tutti nei nostri cuori e mai come in questi giorni ci manca la vostra presenza. Siamo Chiesa, corpo di Cristo, seppur distanti, uniti spiritualmente, siamo la comunità dei credenti in Cristo. Ovunque siamo, durante le celebrazioni, davanti ad una televisione, una radio, un computer, un telefonino, soli o in famiglia, in una comunità, siamo certi che lo Spirito Santo ci raduna, ci convoca per raccontare ancora e dire ad ogni cuore la storia più straordinaria mai raccontata, che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. In questi giorni della Settimana Santa spostiamo lo sguardo da altre cose e rivolgiamo i nostri occhi per tenerli fissi in Gesù. Questo sguardo su di Lui non ci porta lontano, non ci distoglie e non ci separa dallo sguardo attento che abbiamo su di noi, sui nostri cari, le nostre famiglie, su ciò che accade intorno a noi. Anzi, direi che è la luce necessaria per accogliere fino in fondo e comprendere, per essere illuminati interiormente e fare ordine nella nostra vita, dando alle cose, alle persone, il giusto valore, quello che Gesù, donando la sua vita, ha stimato, più dell'oro e dell'argento, più della nostra vita, donata per te, diventata il prezzo del nostro riscatto. Guardare a Gesù che soffre e offre la sua vita per ogni uomo e ridare un posto di privilegio a chi soffre, malato, al povero umiliato, a chi in questi giorni si sente schiacciato, e ritrovare così la gioia di servire, di donare, di curare, aiutare, senza chiudersi al bisogno e alle necessità impellenti dei fratelli, soprattutto a quelli che più da vicino vivono il dramma della malattia generata dal virus. Ci è stato chiesto, fratelli e sorelle, di rimanere in casa, di chiudere le nostre porte, ed è bene che lo facciamo. È un grande gesto di solidarietà e direi di grande carità. Ma Cristo, sofferente e crocifisso, ci ricorda che non dobbiamo chiudere le porte del nostro cuore. Gesù è ancora sulla via dolorosa, nell'uomo sofferente. Tu puoi essere il suo Cireneo che lo aiuta. Tu puoi essere quella donna che lungo la via del Calvario con tenerezza gli ha asciugato il volto.
guardiamo a Gesù. Ecco come la Scrittura ce lo presenta nelle pagine del libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo. Sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato, e comprenderanno ciò che mai avevano udito. È cresciuto come un virgulto davanti a lui, e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ha consegnato se stesso alla morte, ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo, il Messia, figlio di Dio, il Salvatore, che nella sua vita, come dice San Pietro negli Atti degli Apostoli, passò in mezzo a noi, facendo del bene a tutti, lo vediamo così, come ce lo mostra Isaia e come ci raccontano i Vangeli, torturato e crocifisso. Gesù si fa uomo fino in fondo e condivide la nostra vita sino alle sue estreme conseguenze. Si fa partecipe di quell'esperienza di dolore e di sofferenza che nasce dal non amore per l'altro, dal non riconoscere il valore della vita dell'altro. Gesù si carica di quella sofferenza che nasce dall'ingiustizia, che umilia e così sfigura l'uomo non più riconoscibile immagine di Dio, mio fratello, carne della mia carne. Lo vediamo sfigurato. Gesù per amore vuole e sceglie questa umiliazione, subisce ogni sorta di oltraggio, è condannato a morte, caricato di una pesante croce, cammina verso il Monte Calvario dove sembra esserci una sola meta, la morte. Tutto sembra conduca a questo traguardo. Gesù scende proprio lì, si fa prossimo, viene per prenderti e portarti via da quella strada dolorosa, sale sulla croce perché tu possa scendere dalla tua croce. Si fa chiudere in un sepolcro per strapparti dalla morte e ridarti la vita. Guarda a Gesù e scopri i tratti del tuo soffrire.
del tuo dolore, delle ingiustizie e violenze, delle umiliazioni che hai subito. Cercale in Lui, perché in Lui ci sono tutte, quelle di ogni uomo, anche le tue, anche le nostre. Si è fatto in tutto simile a noi. Gesù si muove e cammina in una strada, fratelli e sorelle, non segnata da Dio, ma dal peccato. E perché ci sei tu, viene anche Lui, ti viene a cercare, viene a riprendersi la creatura uscita dalle sue mani, dal suo cuore. Gesù è veramente il buon pastore, che cerca la pecora perduta e la strappa dalle mani dei briganti, dalla bocca dei lupi, e dà la vita per le sue pecore. Gesù è il buon samaritano che con le sue mani ferite cura e fascia le nostre piaghe e guarisce le nostre malattie. Muore sulla croce e così scende là dove ogni uomo è tenuto prigioniero, privato dalla morte della vita. Pagando con il suo sangue, riscatta e libera ogni uomo e lo riconduce alla vita e alla libertà. Solo così, come il figlio il prodigo, puoi deciderti di tornare a casa dal padre tuo per essere rivestito con l'abito nuovo e riprenderti la tua dignità di figlio di Dio. A Pasqua, in questa Pasqua, Dio prepara una festa per te. Scrive Isaia: dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Il mistero pasquale, fratelli e sorelle, è un cammino per ciascuno di noi, un itinerario in cui ricalchiamo con fiducia le orme lasciate da Gesù. Scrive San Pietro: ci ha dato l'esempio perché ne possiamo seguire le orme. Passiamo per la stessa via, con Lui ce la facciamo. Soffriamo e offriamo, come Gesù al Padre per noi, così noi soffriamo e offriamo al Padre per Gesù. Questo sentiero inevitabile della vita diventa il luogo speciale e privilegiato dell'incontro con Lui, che così ti invita a seguirlo, mostrandoti già la tenua luce di un mattino radioso, non lontano, dove il suo fulgore dissipa finalmente per sempre ogni notte, dove ogni dolore e sofferenza, dove la morte trova il suo traguardo che è la vita. Lasciamoci, fratelli e sorelle, guidare da questi giorni santi dietro a Gesù, con la preghiera, l'ascolto, l'adorazione davanti ad una croce che tutti abbiamo e avete nelle case, dalla partecipazione alle celebrazioni attraverso i vostri mezzi di comunicazione. Lasciamoci condurre anche noi al sepolcro vuoto per sentire quel lieto annunzio: non è qui, è risorto. Ci sia Pasqua nel tuo cuore, ci sia Pasqua nella tua casa. Ora questo passaggio dalle tenebre alla luce, dal peccato alla vita nuova nello Spirito, un giorno dalla morte alla vita gloriosa senza fine, dove Dio, come scritto nel libro dell'Apocalisse, tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. A Pasqua, sulla croce, al sepolcro, il mattino di Pasqua, Dio fa nuove tutte le cose anche per te. È tempo, fratelli e sorelle, di fidarci di Dio. Dai fede alle sue parole. Gesù è la parola più eloquente che Dio ha rivolto a ciascuno di noi. È la parola più eloquente detta da Dio. La croce è il segno più evidente, inconfutabile, del suo grande amore. La sua resurrezione
e la certezza della nostra fede. Buona settimana santa. Vi sostenga e vi aiuti in questi giorni e sempre l'amore e lo sguardo di Maria addolorata ai piedi della croce, dove, diventata nostra madre, è ancora presente laddove c'è una croce. Voi, fratelli e sorelle, che seguite Cristo, umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua resurrezione. Jesus.
sempre con me. Gloria a te, Signore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio re e solo tu sei santo, sei meraviglioso. Io mi abbandono solo a te. Re della storia e re della gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Sono qui a lodarti, solo tu sei santo, sei meraviglioso. Io mi abbandono solo a te. E sono questi i giorni nei quali, Gesù, vogliamo stare qui, dove il tuo amore risplende, dove il tuo amore per noi è grande e ci viene donato e ancora regalato. E mentre noi siamo qui a pregare ai piedi di questa croce, Signore, si apre il nostro cuore per poter raccogliere il frutto della tua passione, della tua morte, che è grazia, che è benedizione, che è vita nuova per noi. Benedetto sei tu, Signore, che hai dato la tua vita per noi. Benedetto sei tu, Signore, ti adoriamo, ti glorifichiamo, rendiamo a te grazie dal profondo del nostro cuore per il tuo amore. Gloria a te, Gesù. Sono qui a lodarti, sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che sei il mio re, qui per dirti che tu sei il mio re. E solo tu sei santo, sei meraviglioso. Io mi abbandono solo a te. Non so quant'è, non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. Non so costato a te morire in croce lì per me. E per colui che ha fatto sgorgare dal suo cuore l'amore per noi, per te, Gesù, si innalza ed esce dal nostro cuore, dalle nostre labbra, un canto di adorazione e di benedizione. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu che hai dato la vita per noi, buon pastore che dai la vita per le tue pecore. Gloria a te, Signore, benedetto il tuo nome. Gloria a te, gloria a te. All'agnello immolato per noi si innalzi il canto nuovo, il canto dei redenti. A te che hai lavato i nostri peccati con il tuo sangue, a te che sei stato immolato per noi, a te, Gesù, che ti sei caricato delle nostre sofferenze, a te, Signore, che hai sconfitto ogni morte con la tua morte. Davanti a questa croce siamo noi, Signore, per aprire i nostri occhi e contemplare colui che, Signore Re,
di ogni cosa è stato fatto qui sul trono della croce. Ti adoriamo, Signore, su questo trono di morte che è vita per noi, di questo trono di gloria che è vita nuova per noi, Signore. Da te, Signore, siamo stati guariti dalle tue piaghe, noi veniamo guariti, Signore. Lode a te, Signore. Ringraziamo Gesù. Santo sei, Signore. Proclamiamo la tua santità, il tuo amore per noi, Signore. Santo sei, Signore. Perché nel tuo amore e la tua santità, oh Signore, gloria a te. Santo sei, Signore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio re e solo tu sei santo. Sei meraviglioso, io mi abbandono solo a te. Con la tua croce tu ci hai salvati, Signore, e dalla tua croce per noi ancora oggi scaturisce e viene quel fiume di grazia e di salvezza e di benedizione che ci rialza. Qui hai preso le nostre sofferenze, qui hai lavato i nostri peccati. Qui Gesù, noi veniamo guariti, le tue piaghe sono ancora aperte per noi e sopra ogni sofferenza e sopra ogni dolore risplende il tuo dolore, la tua sofferenza che tutte le abbraccia, che tutte le contiene. E siamo qui, Signore, davanti a te, siamo qui ai piedi della croce e ti adoriamo, Signore Cristo crocifisso. Vogliamo adorare, Signore, il mistero della tua morte, perché è diventato il mistero della nostra vita. Ti adoriamo qui, Signore, nel mistero del tuo dolore, perché tu, Signore, qui hai risollevato l'uomo da ogni dolore. Benedetto sei tu, Signore, che con la tua croce hai salvato il mondo, hai redento il mondo. Ci pieghiamo davanti a te, Signore, ogni lingua proclami qui la tua gloria, ogni ginocchio si pieghi davanti a questo legno che è stato reso prezioso dalla tua morte, che è stato reso prezioso dal tuo sangue sparso per noi. Croce santa e benedetta che hai portato il Salvatore del mondo, noi ti adoriamo in questo giorno, in questo tempo in cui risplende la straordinaria bellezza del nostro Dio, del nostro Signore. Dio ha tanto amato il mondo che ci ha donato il suo Figlio. Eccolo. La sua vita.
croce tu mi hai salvato, mi hai donato il tuo grande amor. Ora canta il cuor, tu sei santo, lode e onore a te. Gloria a te, gloria a te. Gloria a te, onore a te. E c'è spazio per noi, oh Signore, nel tuo amore. Ciascuno di noi, oh Signore, viene attirato a te. Signore, quando salisti sulla croce, le tue parole furono la salvezza per ciascuno di noi. Tu dicesti: Padre, perdona loro. E quel perdono, Signore, scende in ciascuno di noi. Nessun misfatto, Signore, può superare la grandezza del tuo perdono. Tutti, o Signore, sono stati e siamo stati rinchiusi nel peccato. Neppure uno era libero, Signore, ma in te, o Signore, nel tuo amore, tutti siamo salvati. Poiché tu sei l'agnello immolato, poiché tu sei colui che guarisce, in te, o Signore, c'è salvezza. Benedetto sei, gloria e onore a te, Signore. Grazie, Gesù, gloria a te. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Per salvare il mondo, hai lasciato per riconciliarci a te, sei venuto sulla croce, sulla croce tu mi hai salvato, mi hai donato il tuo grande. Santo, lode e onore a te, Gesù. Pagò per me e pagò per me ogni debito con il sangue suo preziosissimo. Il peccato ormai non ha più potere, ora in Gesù sono libero. Croce tu mi hai salvato, mi hai donato il tuo grande amor. Ora canta il cuore.
e davanti a tanto amore, Gesù, non possiamo che rideciderci nel nostro cuore di darti il nostro amore, di donarti il nostro cuore, Gesù. Non possiamo che decidere, Signore, di donarti la nostra vita come tu ci hai donato la tua vita. E davanti al tuo dolore, Signore, vediamo quanto poco è il nostro, e davanti alle tue sofferenze ci accorgiamo quante poche sono le nostre, Signore, e quelle poche sofferenze e quel poco dolore che noi abbiamo nella vita, oggi, Signore, vogliamo lasciarlo qui, lo portiamo a te, ai piedi di questa croce, perché vogliamo, insieme a te, Signore, e con te, essere vittoriosi se noi partecipiamo, è scritto, alle tue sofferenze. Noi saremo anche eredi della tua gloria, perché tu ti sei lasciato umiliare, perché tu hai offerto tutto questo al Padre, ti è stato dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Sii benedetto, Signore, perché noi oggi siamo qui per adorarti, per offrirti il nostro amore, il nostro cuore. Ti diamo la nostra vita, Signore, per te, davanti a un amore così grande. Non possiamo che ridarti e ridonarti ciò che tu stesso ci hai regalato, morendo per noi, Signore, sulla croce per noi, versando il tuo sangue per noi, Signore. Benedetto sei tu per questo amore che sempre ci doni, Signore, che ogni giorno, da quel giorno in cui sei morto sulla croce, continua a sgorgare per noi e per il mondo intero, perché ci sia salvezza. Il tuo sangue prezioso. Il peccato ormai non ha più potere, ora in Gesù sono libero. E pagò per me ancora. E pagò per me ogni debito. Per tutti noi, per ogni uomo, Signore. Preziosissimo. Il peccato non ha più potere, non ha più potere, ora in Gesù sono libero. Sulla croce tu mi hai salvato, mi hai donato il tuo grande amore. Sei santo, lode e onore a te, Gesù. Lode e onore a te, Gesù. Lode e onore a te, Gesù. Lode a te, Gesù. E dal Vangelo di Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere
dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Sconfitta, vinta ogni colpa, tutto è compiuto in te, Gesù. Il cielo ti adora, grida il tuo nome, tu vivi per l'eternità. Nome, nome al di sopra di ogni altro nome, ora e per sempre tu sei re, tuo è il re, tu hai la potenza e la potenza, tua è la gloria, Gesù. Il tuo nome è forte, il tuo nome è forte, il tuo nome è forte, Signore Gesù Cristo mio Re, il tuo nome è forte, nessuno è come te, il tuo nome è forte, Gesù Cristo, il tuo nome è forte, Gesù Cristo. C'è potenza nel nome di Gesù. Gloria.
gloria a te, c'è potenza, gloria a te, nel nome di Gesù. Tutto, oh Signore, si piega, c'è potenza, nel tuo nome, nel nome di Gesù. Ogni morte, ogni tristezza, da ogni catena, mi libera, mi libera. C'è potenza, c'è potenza, nel nome di Gesù. C'è potenza nel nome di Gesù. C'è potenza nel nome di Gesù. Da ogni catena, da ogni catena, mi libera, mi libera. 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 C'è potenza, c'è potenza nel nome di Gesù. Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù. Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù. Da ogni catena mi libera, mi libera. Da ogni catena mi libera, mi libera. Da ogni catena, da ogni catena mi libera, mi libera. Da ogni catena, da ogni catena. Sopra di ogni altro nome, ora e per sempre tu sei re. Tuo è il regno e la potenza, tua è la gloria, c'è. Il tuo nome è forte, il tuo nome è forte. Il tuo nome è forte, Signore Gesù Cristo mio Re. Il tuo nome è forte, nessuno è come te. Il tuo nome è forte, Gesù Cristo. Il tuo nome è forte, Gesù Cristo. Grazie Gesù, e vorremmo in questo momento poterti stringere e sentire la forza dell'amore tuo per noi, e vorremmo poter baciare le tue piaghe e poter noi toccare quel sangue prezioso che ci dà salvezza. Ma nella fede veniamo a te, Gesù, e baciamo questa croce benedetta, perché possa raggiungerci in questo mistero, in questa presenza tua nella nostra preghiera. Il tuo amore, facci sentire il tuo abbraccio. Bacia tu, Signore, le nostre vite. Dacci forza, Signore, dacci coraggio. Ravviva la nostra fede in te, tu sei la nostra speranza, Gesù. Su ogni re,
sulla natura e sulla creazione. Ogni sapienza ed ogni via dell'uomo. Regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore. Ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. Gloria a te, Signore. Lui morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore pensando a me. Sapienza ed ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò. Lui morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore pensando a me. Lui morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore pensando a me. Il nostro sguardo, i nostri occhi si posano su di te, Maria, Vergine addolorata, che ai piedi della croce hai raccolto il dolore del tuo figlio Gesù e che oggi, ogni giorno, sempre, raccogli il dolore di ogni tuo figlio, di tutti gli uomini. Ci affidiamo a te affidiamo le nostre famiglie, le nostre comunità, i nostri gruppi di preghiera, a te affidiamo tutti quelli che in questi giorni soffrono a motivo di questa situazione così difficile, ti affidiamo i malati, tutti quelli che si impegnano e lavorano perché possano essere alleviate le sofferenze di tante persone. Affidiamo e consacriamo
la nostra vita, i nostri cuori, l'Italia, il mondo, al tuo cuore. Vergine Maria, prega per noi. Mi si è buttata lì davanti nella via, era quella donna che tutti chiamano Maria. Aveva con sé il freddo di un corpo senza vita. Su quel monte per una croce era venuta. Da parte a parte l'aveva trapassata. Senza pietà, senza un lamento era caduta. Chinò il capo e una parola le uscì di bocca. Ora sei tu il figlio mio Gesù. Sul suo viso c'era terra e pianto, ma dal suo petto stava nascendo un canto. Un Dio sulla croce era morto per amore, e per amore una madre muore. Mi parla di un angelo e del vecchio Simeone. Nemmeno a Giuseppe questo lo aveva mai detto. Aveva un segreto che teneva stretto stretto, che una spada gli avrebbe passato il petto. Come giocava, come rideva, com'era bello. Un figlio maschio troppo presto strappato, diceva che aveva la sua voce, il suo sorriso, ma un lenzuolo stringeva intriso. Oh, 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 oh. Per la sua passione e morte, per la Santa Croce, per l'intercessione della Vergine Maria addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.